veda Galloni nel suo ufficio del Ministero delle Finanze chiudere al termine dell'orario le pratiche evase, non sa che razza di evasione lo aspetti a casa. Un allievo è già pronto, vestito col classico pigiama di lino dalla giacca a risvolti. In guardia ed ecco la terra. Alfredo Galloni è maestro di judo, una variante sportiva della lotta giapponese. Il suo nome significa dolce scienza. Non è un nome cinico. Voi vedete colpi efferati, cravatte, torsioni, lanci di testa con rovesciamento, leve del braccio che, secondo la regola, ammorbidiscono l'avversario sotto il graduale dolore, finché egli batta la mano sul pavimento, che è segno di resa. Ma alla base di questa apparente crudeltà è un programma umano, quasi cortese, opporre l'abilità alla forza bruta. Chi ci assale ciecamente spreca i tre quarti della propria forza. Il conoscitore del judo se ne impossessa e li rovescia contro di lui, una specie di boomerang umano. Anche l'amore, quando va male, è un boomerang. Non daremo alle nostre ragazze l'indirizzo del professor Galloni.